paragone difficile, perché lui, vabbè, Marcello era un grande professionista, dunque nel carcere noi abbiamo parlato con questi attori che già facevano degli spettacoli, facevano Shakespeare, c'era un regista di teatro che si dedica al teatro in carcere, si chiama Cavalli, e quindi infatti, avevamo visto delle cose di questi attori. E la cosa che più ci emozionò quando vedemmo, non volevamo andare a vedere questi spettacoli, perché pensavamo fosse la solita cosa, il fanfilo, drammatica, alla fine siamo andati e ci siamo molto emozionati, perché faccio un esempio, che appena arrivati c'era uno carcerato, condannato all'ergastolo, un uomo su 40 anni, che disse, gli aveva detto che c'eravamo noi, eccetera, dice, vabbè, io ora leggo Paolo e Francesca, perché noi amiamo molto quella storia, però vi avviso che voi, che siete qui, che mi ascoltate, non potete sapere come noi sappiamo cos'è il dolore di Paolo e Francesca, cioè l'impossibilità di un amore di avere un rapporto con la persona amata. E allora disse, perché io, sempre la mia donna è andata via, perché io gli ho detto non mi aspettare, vattene, ho sofferto molto, ma man mano che passano i giorni sono sempre più disperato. Un altro mio compagno invece ha detto aspettami, e quello forse più disperato di me, perché ha paura, allora è geloso. Quindi non abbiamo rapporti sessuali, i nostri amori chissà dove sono, quindi questa, il dolore che racconta Dante solo noi possiamo veramente raccontare. E ora ve lo leggo. E ho cominciato a leggere il suo commento, un'altra cosa, quando io ora leggo, leggerò nell'unica lingua che conosco, che è il napoletano, no? E perché con quella io so esprimere. Cominciò a leggere, all'inizio io e Vittorio dicevamo, ma insomma, questo Dante, poi siamo toscani, tanti un po' lo conoscevamo, quasi lo conosciamo. E allora, ma poco a poco, questo recitarlo in un modo suo, che era aiutato dal fatto che era napoletano, dialetto napoletano, ci faceva ascoltare Dante nuovamente, cioè abbiamo rivissuto l'emozione di quello che dice Dante, una grande emozione, è vero che io mi sono votato sulla vittoria, ho detto, ma che fai, piangi? Ho detto. E lui mi ha detto, guarda che asciugati quelle due lacrimoni che stanno dagli occhi fuori. E siamo usciti e abbiamo detto, faremo un film, sarà un documentario, sarà un film, non ci interessa. E quindi poi abbiamo scelto di fare Giulio Cesare e questi attori. Allora, nel momento in cui loro recitavano, inconsciamente mettevano dentro molti dei sentimenti per cui hanno ucciso, o molti avevano ucciso ed erano in prigione, e mentre recitavano ci avevano messo una tale passione, tanto loro dicevano, ma questo Shakespeare è un amico, perché ha già scritto tutto quello che noi abbiamo fatto adesso, cioè per cui tutte le sue storie sono le nostre storie, e in quel momento sentivamo che loro non erano le stesse persone che erano entrate, cioè quegli assassini, in quel momento l'arte aveva fatto un dono, per cui erano autentici, forti, e poi magari dopo due ore ritornavano le stesse persone, ecco, e in questo senso è andato avanti il nostro rapporto. Altre domande?